Un altro mio amico, Antonio Masoni, che è stato mio collaboratore a, eh, nel film Tibursi, e <coughs> anche in film Confortorio, in qualche modo mi ha aiutato anche lì, ed è, 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 l'ho usato come attore nel film eh, Costanza Libiano, è uno dei due carnefici che, che torturano. Che torturano la povera strega, e con Antonio Mazzoni, un giorno mi dà un soggetto scritto da lui, che io leggo, un soggettino, pa poche pagine, io lo leggo e lo trovo carino, lo trovo dolce, è una storia d'amore di, di adolescenti, ambientata nella, nella Toscana negli anni 50, poco dopo guerra, qualche anno dopo guerra. E, ed è la storia, è una storia d'amore che, che, che però è tipo Giulietta Romeo, nel senso che i genitori del, della ragazza poi non, non vogliono che questo qua, ma poi questo a un certo punto questa storia si, si, si sviluppa. Quella è una sceneggiatura si, si chiamava Fischio perché questo ragazzo innamorato di questa ragazza era uno che fischiava, cioè che. che, che musicalmente eh, faceva dei fischi meravigliosi, sembrava eh, uh, che, che, che imitasse gli uccelli più strani, eh. ma però in maniera armonica. Poi a un certo punto questo ragazzo ha anche orecchio musicale. Quindi trova un pianoforte e senza aver mai studiato pianoforte si mette a suonare e suona in maniera geniale no? per cui c'è questa storia di questo, di questo, di questo ragazzo infatti in un primo tempo il titolo del, della sceneggiatura era Cristina che era il nome della ragazza eh, innamorata di questo ragazzo e poi dopo invece il titolo definitivo era diventato Fischio perché era troppo simpatico Ecco, questa è una sceneggiatura che, che, che a cui mi sono divertito molto non era una mia sceneggiatura, era una storia che, che mi ha appassionato, mi ha divertito. Poi in realtà anche questa non è mai passata al ministero, per cui... poi a un certo punto Antonio Masoni l'ha fatta leggere a, a, a Pupi Avati. <coughs> Poi Piovati ha detto, lascia perdere, insomma, per cui bocciata, ecco.